Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività della squadra federale Campus Italia all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti, all'interno della Casa della Pallamano. Non soltanto perché nella seconda parte parleremo anche di pallamano abruzzese, come al solito ci si avvicina ai playoff in modo particolare per quanto riguarda la Serie 2 al femminile, e poi in chiusura anche una piccola chicca, lo scopriremo poi in seguito. Si parla anche nella parte finale di Campus Italia, e allora il Campus Italia è sempre centrale nei nostri argomenti, nelle nostre tematiche, anche con il nostro ospite. Saluto e do il benvenuto a Ivano Rossi. Ciao a tutti amici della Pallamano. Pivot del Campus Italia, come stai, come va? Tutto bene, grazie. Sono molto contento di partecipare a questo progetto. E il campionato sta andando molto bene, fortunatamente o sfortunatamente siamo verso la fine. Eh sì, mancano due giornate al termine della stagione del Campus Italia, un momento abbastanza importante perché il Campus Italia è chiamato a risollevare la testa dopo la sconfitta casalinga della settimana scorsa contro la Casa del Grande Padana. È finita 27-26, ora all'orizzonte c'è la trasferta al Palagolfo, campo della Follonica in Toscana. Facciamo il punto nel servizio. Serie positiva interrotta perché l'ultima uscita del Campus Italia ha costretto i giovanissimi di Riccardo Trillini ad assaggiare l'amaro sapore della sconfitta. 27-26 per mano della Modula Casalgrande, successo peraltro di valore inestimabile per gli emiliani in chiave salvezza. È stato nel bene e nel male il sabato di Tommaso De Angelis. Il talento della squadra federale prima realizza il gol dell'anno, combinazione di doti atletiche, tecniche e balistiche senza eguali, e poi un attimo dopo sbaglia il penalty del possibile pari. Poco male. Il Campus Italia, senza gli assilli della classifica, mette in tasca altra esperienza considerevole in vista degli europei Under 18 in programma a Podgorica in Montenegro nel corso della prossima estate. Certo è che nel percorso di crescita e miglioramento c'è anche la reazione ai momenti difficili. Ecco allora che la trasferta di sabato sul campo del Follonica, uscito sconfitto a Teramo nel turno scorso, è l'occasione perfetta per risollevare la testa e continuare a lavorare sui mantra del gioco dell'organico federale. E allora gioco veloce, ma soprattutto quella intensità difensiva, quella cattiveria agonistica, apparse un po' opache contro Casalgrande. Quanto alla formazione, mister Trillini riparte dall'organico pressoché al completo dell'ultima uscita. Out solo Albanesi fra i portieri, la disponibilità contestuale dei vari Medicina e Zanon sulla linea dei terzini, aggiunta ai soliti noti Manojlovic, Virer, Cavo, Battaglia e Carabulea, dà ampia scelta e possibilità di rotazione. Gli allenamenti proseguono, il ritmo resta alto. Nel mirino c'è Follonica. Ivano, diciamocelo chiaramente, si poteva fare di più con Casalgrande, una squadra che lotta per la salvezza, che avevate già battuto all'andata, venivate da un momento molto positivo, no? Di 4 vittorie consecutive, non è andata come ci si aspettava. Purtroppo abbiamo sottovalutato l'avversario, c'è da dire questa cosa, ci siamo fatti un po' prendere la mano forse dalla vittoria precedente, un po' dagli spalti, e abbiamo sbagliato e potevamo fare meglio. Che cosa non ha funzionato secondo te? Io ho avuto modo di vedere la partita, forse quello che è mancato è stato soprattutto l'intensità difensiva. Sì, intensità difensiva, eravamo sufficienti nei tiri, in attacco abbiamo sbagliato molto, sia in difesa che in attacco, soprattutto tiri facili che potevamo fare gol come i contropiedi. Adesso c'è Follonica? Testa su Follonica e dobbiamo vincere, per forza, una obbligatorio. Dove ci si può riscattare, insomma, Follonica. Sicuramente, Follonica andiamo per vincere, andiamo per giocare tutto, il tutto per tutto, sempre. E per risalire la classifica, lo vedremo poi anche nel corso della seconda parte, quando parleremo di Serie 2, perché i ragazzi del Campus Italia sono inseriti nel medesimo girone a livello nazionale, sia della Lions Teramo che della Hogan Pescara. Proprio al termine della partita contro la Casalgrande Padana, Andrea De Loisio ha raccolto le impressioni dell'allenatore, il direttore tecnico della nazionale, allenatore del Campus Italia Riccardo Trillini, e del tecnico della Casalgrande Padana invece Corradini. Ascoltiamo. Ci voleva una sconfitta di questo tipo perché, come in altre occasioni, senza tanti errori al tiro, perché oggi veramente penso che sia stato il festival dei tiri sbagliati dai 6 metri, quindi avremmo vinto la partita come le altre volte, 4-5, e questo avrebbe mascherato invece i non progressi difensivi. Sono invece dispiaciuto perché in difesa stiamo commettendo sempre gli stessi errori, molte volte abbassiamo l'attenzione perché il giro di palla avversario è lento, ma questo non deve giustificare, perché poi alla fine avvengono degli errori che non è concepibile dopo tanti mesi di lavoro, per cui che ben venga una sconfitta che ci farà mettere la testa almeno sulla difesa. Mancano ancora due turni comunque, insomma, per chiudere un bilancio di quest'annata che sostanzialmente comunque può essere ritenuta positiva, soprattutto in previsione del lavoro che poi dovrà fare in estate questo gruppo. Sì, sicuramente dobbiamo sfruttare
tutte le partite che abbiamo a disposizione, perché questi ragazzi devono fare esperienza e cercare di vincerle, anche se abbiamo perso questa partita, perché solo con l'attenzione sulla vittoria si possono anche migliorare certi aspetti caratteriali che anche oggi sono venuti un po' meno, perché dopo i primi errori alcuni giocatori sono andati in una fase un po' depressiva, e questo non è buono, perché bisogna lottare, soprattutto quando saranno in nazionale, che avranno compagni che li possono sostituire senza problemi. Bisogna dare il massimo e non avere assolutamente una mentalità diciamo remissiva. Sono rimasto molto contento per l'atteggiamento che ha avuto la mia squadra. Hanno credo interpretato la partita nel migliore dei modi. Da Chieti a Pescara, praticamente la salvezza ve la state giocando qui in Abruzzo, perché la prossima settimana vi aspetta questa trasferta con Logan Pescara, che insomma vorrà dire tanto per la salvezza, uno scontro diretto, no? Sì, e quest'altra settimana ci aspetta la finale, la nostra finale, e ovviamente con questi due punti conquistati qua riusciamo ad andare là con un po' più di tranquillità, ma senza sottovalutare anche la loro voglia di salvarsi, perché comunque anche loro hanno avuto delle vittorie importanti, hanno avuto come noi un rendimento forse un po' troppo altalenante, però insomma è una squadra che se decide di giocare può mettere in difficoltà chiunque. E il loro perno Pieragostino penso che sia uno dei migliori giocatori che abbiamo nel nostro girone, e quindi sarà una spina nel fianco da non poco per noi, però andremo là con tutta l'intenzione di portare a casa i due punti. Ivano, riprendo le parole di Riccardo Trillini, che si riferiva soprattutto alla nazionale, agli impegni, perché poi lo abbiamo detto tante volte nel corso della trasmissione, il Campus Italia vuol dire soprattutto prepararsi per la nazionale e per gli europei di quest'estate in modo particolare. Avete già avuto un assaggio di pallamano internazionale con i campionati mediterranei a febbraio, adesso c'è questo girone che non è un girone semplice, perché giocheremo soprattutto con il Montenegro, che è la squadra di casa, a Podgorica ad agosto. Insomma, lì l'obiettivo è andare a centrare innanzitutto la salvezza, la permanenza nella prima divisione. Che idea ti sei fatto di come sta la nazionale Under 18 e in particolare poi il nucleo del Campus Italia, ma anche del livello che vi aspetta a livello europeo? Come hai detto tu, siamo andati in Turchia a fare questo torneo e pensavo che stessimo a un livello abbastanza alto, sinceramente. Purtroppo, scontrandoci con altre squadre, ci siamo resi conto che dobbiamo migliorare molto, soprattutto in difesa, ma anche la tecnica di gioco e la velocità di gioco, perché le altre squadre stanno molto avanti, però ci stiamo impegnando molto e stiamo facendo davvero un buon lavoro per poter migliorare e raggiungere il livello delle altre squadre e, come hai detto tu, arrivare almeno alla salvezza in questi europei. Per evitare appunto le ultime tre posizioni del campionato europeo di prima divisione, Italia che è all'interno delle migliori 16 squadre europee, i campionati europei andranno in scena dal 4 al 14 agosto a Podgorica in Montenegro. Naturalmente avremo anche la possibilità poi di approfondire più da vicino quelle che saranno le gesta e le imprese, ci auguriamo naturalmente, della nazionale italiana. Farai 18 anni a giugno, beneventano, ti sei trasferito a Chieti. Come è cambiato il tuo approccio nei confronti della pallamano da quando sei qua e come è cambiata la vita di Ivano Rossi anche? La vita è cambiata molto. Io, come ho detto già pure nella prima puntata del Campus, la mattina mi sveglio e penso alla pallamano. E questo è vero, perché la mattina ti svegli e pensi che devi andare a fare allenamento, pensi che il sabato devo giocare, però non è solo questo. Mi sono accorto che non è solo questo, è anche la vita forse con gli altri ragazzi, la vita comunque al di fuori dello sport, che comunque sono cambiato, non sono più l'Ivano che magari ci sta mamma che risolve il problema, sono l'Ivano che torno a casa, devo rifare il letto, devo mettere a posto, devo fare la lavatrice, devo studiare, devo fare tutto quanto io. Quindi credo di essere migliorato anche come uomo e come persona. E come è cambiato, come si è evoluto il rapporto tra di voi anche? Perché siete, alcuni si conoscevano naturalmente, con alcuni magari arrivavate anche dallo stesso club, altri no, siete arrivati da latitudini completamente diverse. Beh, c'è da dire che non siamo andati subito d'accordo tutti quanti, siamo creati dei gruppi magari, no? Come pure è normale, come è giusto che sia. Poi successivamente ci siamo aperti tra di noi e è diventata una grande famiglia davvero, cioè bellissimo.
i migliori talenti del panorama nazionale che vivono a Chieti. Tra l'altro Ivano ha già citato anche la serie Campus Italia, e poi nella seconda parte riguarda proprio questo, la chicca, il piccolo regalo a cui facevamo riferimento. Nel frattempo il Campus Italia sta per chiudere la sua prima stagione, come detto mancano due giornate al termine del campionato di Serie A2, al termine del girone B dopo la trasferta di Follonica. Il 7 maggio il Campus tornerà invece a Chieti per affrontare la Verde Azzurro Sassari per quella che sarà la sua ultima giornata della stagione, poi un pochino di riposo, poi sarà tempo di tornare di nuovo qui in raduno con la maglia azzurra però della nazionale Under 18 per preparare i campionati europei, un ritiro particolarmente lungo. È tempo anche di fare il punto su quelli che sono un po' i risultati, gli esiti di questo progetto. Ne ha parlato sempre ai microfoni di Andrea De Aloisio il presidente federale Pasquale Loria, che nel corso della gara contro Casalgrande ha fatto visita proprio ai ragazzi della squadra federale. Presidente federale Pasquale Loria, presente proprio in questa sfida tra il Campus Italia e il Casalgrande, proprio qui tra l'altro in questo centro tecnico federale, la Casa della Palla alla Mano di Chieti, tanto voluto proprio dalla Federazione Italiana Gioco Handball. Sì, è una di quelle giornate, questa in cui c'è molto movimento al centro tecnico federale. Questa era la nostra intenzione. Abbiamo avuto la partita del Campus Italia. Purtroppo i ragazzi oggi hanno fatto una prestazione tipica dei gruppi che hanno un'età media molto bassa, perché chiaramente la prestazione è stata un po' a corrente alternata. Poi abbiamo le selezioni della femminile Under 16, le ragazze del 2006-2007, 44 selezionate, quindi divise in vari turni di allenamento, e poi la nazionale femminile di beach handball che si sta allenando in una struttura qui vicino. Quindi sono di quelle giornate dove questo posto è completamente pieno, si anima al 100% e c'è un po' tutta la pallamano italiana. Ultime battute su questo progetto, quello del Campus Italia, che sta per concludersi in questa prima annata perché mancano due sole giornate, ma poi soprattutto è propedeutico per quello che avverrà in estate. Ne ha parlato proprio lei poc'anzi, insomma, dei campionati europei di categoria, formazione, gruppo costruito e formato proprio con questo obiettivo di poter competere, insomma, in questa manifestazione. Sì, diciamo che la partecipazione al campionato di Serie A2 è un modo per far crescere questi ragazzi e per dargli un impegno settimanale. Il vero obiettivo è quello di formare nel biennio una generazione di giocatori con un profilo tecnico medio-alto e soprattutto con una formazione, diciamo, finalizzata alla professionalità e quindi a diventare potenzialmente dei giocatori professionisti. È chiaro che i risultati li andremo a misurare soprattutto sulle competizioni europee, non solo i ragazzi del Campus Italia parteciperanno a questi campionati europei di categoria ad agosto, ma ci saranno anche altri selezionati che non fanno parte del Campus Italia. La struttura di base sarà quella della squadra federale e chiaramente in questa occasione ci aspettiamo di vedere a che punto è questo progetto. Quadro piuttosto ampio quello del presidente federale Pasquale Loria rispetto agli impegni che aspettano le nazionali italiane all'interno della Casa della Pallamano e non. Sono andati in archivio, come ascoltavate anche nell'intervista, ai raduni delle due nazionali, sia femminile Under 17, le prime selezioni con 46 ragazze da tutta Italia, che poi per la selezione di beach handball, che in estate giocherà le qualificazioni ai campionati europei dal 7 al 10 luglio a Praga in Repubblica Ceca. Non soltanto perché la prossima settimana a Chieti si aprono le FIGH Finals, in modo particolare per la Serie A2 al femminile, si assegnano le due promozioni, ne parleremo anche nel corso della seconda parte. E insomma, nella Casa della Pallamano succedono tante cose interessanti, cose anche capaci di fare il giro del mondo. Non dico altro, guardate un po' la clip, guardate che cosa ha combinato Tommaso De Angelis nella partita contro Casalgrande. Palla recuperata. Può ripartire quindi subito il Campus, troppo in profondità, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che gol di De Angelis, tutti in piedi signori per questo gol, 26-26, mamma mia.
Ivano, Tommy Airlines. Mamma mia. Mio padre dice sempre, la fortuna non esiste, è quando il talento incontra l'opportunità. E io dico che qua ci ha azzeccato. C'è stato tutto, tutti gli ingredienti. Tutto, tutto. Magia pura. Lo stiamo rivedendo ancora, il nostro Andrea Di Fabio ci viene in aiuto, perché davvero non ci stanchiamo mai di riguardare questo gol. Personalmente, avendo anche tagliato la clip e confezionato la clip in settimana, l'ho rivisto davvero tante volte. Ha fatto veramente il giro del mondo questo video, ha totalizzato oltre 1 milione di visualizzazioni, è stato ripreso dappertutto. Però se lo merita. Meritato, meritatissima. Una star dell'NBA sembra. Come avete reagito quando ha fatto questa cosa qua? Tra l'altro era anche un momento chiave della partita, mancava pochissimo. Cioè ci siamo alzati tutti, in panchina tutti si sono alzati. Pure io che stavo fatto male mi sono alzato, ho esultato come un pazzo. Mamma mia, bellissimo. Non se l'aspettava nessuno, anche perché un tiro del genere su un contropiede sbagliato in quel minuto, in quell'istante, con quel il punteggio sul 24-26. D'applausi, insomma, dai, senza ombra di dubbio. Chiedo ancora una volta l'aiuto di Andrea Di Fabio, rivediamolo ancora una volta, assolutamente meritato questo rallenty per questo super gol da parte di Tommaso De Angelis, mano dietro la schiena, raccoglie con una mano, poi cambia mano, nel frattempo vola. Sì, tutto normale. Tutto come se nulla fosse, tra l'altro la cosa impressionante è che poi si rialza e torna indietro. Come se non avesse fatto nulla. Un contropiede normale. Insomma, davvero da applausi, ancora una volta lo ripetiamo. Dicevo, chiedo nuovamente l'aiuto del nostro Andrea Di Fabio per mostrarci quello che è accaduto nella mattinata di ieri all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti, dove si è svolta una manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune di Chieti all'interno del Centro Tecnico Federale relativa all'ospitalità da parte dei ragazzi ucraini all'interno delle scuole di Chieti. È stata una sorta di test formativo legato alla pallamano. I ragazzi, i bambini all'interno del comune di Chieti che sono stati ospitati ucraini hanno avuto la possibilità di provare la pallamano, lì hanno incontrato anche Mikita, Oleg e Anastasia che sono i tre ragazzi sedicenni che sono ospitati invece dalla Federazione Italiana Gioco Handball all'interno del Campus X. Ecco qui in grafica la nota del comune di Chieti che riguarda appunto questa mattinata. C'erano, come dicevo, anche i tre ragazzi, i due alla maschile, ovvero Mikita e Oleg, che giocano peraltro nel club della pallamano Chieti in Serie B, e Anastasia che si allena invece con la formazione Under 20. Erano presenti anche il sindaco del comune di Chieti, Diego Ferrara, gli assessori allo sport e all'istruzione, Manuel Pantalone e Teresa Gianmarino, oltre naturalmente allo staff tecnico della nazionale, della Federazione Italiana Gioco Handball e alla dirigenza della pallamano Chieti, in particolare nella persona del suo presidente Vincenzo Gallo. E dunque questa la fotografia che stiamo vedendo. È il momento anche di ricordare il prossimo appuntamento casalingo del Campus Italia, vediamolo in grafica. Si tratta della sfida, non è l'appuntamento casalingo, è ovviamente il prossimo appuntamento in campionato del Campus Italia, sfida sul campo della Starfish Follonica, che si gioca il 1° maggio in Toscana con inizio alle ore 18. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina del club toscano, mentre il Campus Italia tornerà invece il prossimo 7 maggio a giocare in casa. Adesso è il momento di fermarci, andiamo in pausa e poi torniamo per la seconda parte per parlare soprattutto di pallamano abruzzese. Seconda parte dedicata alla pallamano abruzzese, è il momento di concentrarci in modo particolare sulla Serie A2 e su quanto accadrà nel corso della settimana. Il prossimo 4 maggio si apre la Final 8 promozione per quanto riguarda la Serie A2 femminile, coinvolta la formazione del Teramo. Prima però ci sono le sfide al maschile, in modo particolare match clou per quanto riguarda Logan Pescara, che in casa si gioca la salvezza contro la Modula Casalgrande. Vediamo. Per le abruzzesi della Serie A2 sono i giorni della verità. Nel femminile Teramo è tremendamente impaziente. La data cerchiata sul calendario è quella del 4 maggio, quando nella casa della pallamano di Chieti le ragazze allenate da Serafino Labrecciosa debutteranno nelle FIGH Finals per la promozione affrontando le lombarde della Leonessa Brescia. Sarà solo però la sfida d'esordio. In rapida sequenza, fra 5 e 6 maggio, Teramo dovrà vedersela anche con le altoatesine del Brunico, strafavorita per il salto di categoria, e con le marchigiane del
Chiaravalle con l'obiettivo di piazzarsi quantomeno al secondo posto e accedere alle semifinali che il 7 maggio sempre a Chieti metteranno in palio la promozione in Serie A Beretta. Fra gli uomini intanto sarà un fine settimana di scontri diretti, ultima spiaggia per la Hogan a Pescara. I biancoazzurri hanno tenuto accesa la speranza a salvezza grazie alla 23-16 con cui domenica scorsa hanno battuto in casa il Chiaravalle. Ora restano due turni e il prossimo è decisivo. Domenica ancora in casa e perciò ancora al Palo Giovanni Paolo II, gli adriatici al gran completo sfideranno la Modula Casalgrande. Gli emiliani, reduci dal colpaccio esterno contro il Campus Italia, sono avanti a Pescara di un solo punto. Biancazzurri obbligati a vincere per il sorpasso. Sfida di grande interesse anche per la Lions Teramo. La 25esima giornata darà un verdetto pressoché definitivo sulle ambizioni di terzo posto. Sabato i ragazzi di Marcello Fonti volano in Sardegna, dove affronteranno il verde-azzurro Sassari, la squadra con cui dividono al momento la terza piazza. All'andata i sardi avevano vinto 25-24 in Abruzzo. Teramo, insomma, deve vincere e provare a girare il bilancio dello scontro diretto. Vediamo in grafica subito la composizione dei gironi per quanto riguarda le FIGH Finals della Serie A2 femminile. 4-8 maggio nella casa della Pallamano di Chieti, Teramo inserita nel girone B dove affronterà Leonessa Brescia, Brunico, formazione altoatesina, e il Chiaravalle che arriva invece dalle Marche. Il debutto è fissato per il 4 maggio, Teramo-Chiaravalle. Teramo deve piazzarsi almeno al secondo posto del suo raggruppamento per andare in semifinale. La semifinale, le due semifinali decideranno le due squadre promosse nella Serie A Beretta del prossimo anno. Mentre la finale, che si giocherà poi l'8 maggio alle 11.30, assegnerà la Coppa Italia di categoria, la Coppa Italia di Serie A2 e in rapida successione anche la classifica per quanto riguarda invece la Serie A2 maschile, girone B naturalmente. Cingoli e Romagna sono già sicure ormai da qualche settimana di giocare per i playoff promozione, che si giocheranno peraltro sempre a Chieti. Lions Teramo e Verde Azzurro si contendono invece il terzo posto. Quello che invece più impatta sulla classifica in questo momento in relazione anche al prossimo turno è l'impegno della Hogan a Pescara, che come vedete è invischiata nella lotta per non retrocedere. Pescara che, come possiamo vedere anche nella grafica successiva che riguarda invece il prossimo turno, dovrà affrontare la Casalgrande Padana, lo farà nell'impegno casalingo. Vediamolo in grafica anche il prossimo turno, con come detto la trasferta anche del Campus Italia sul campo del Follonica e la trasferta di Teramo invece che farà visita al Sassari. Lo commentavamo a microfoni spenti, Ivano. Avete un po' fatto i pazzerelli in questo girone, no, quest'anno? È stato ambiguo quest'anno il campionato di Serie 2, girone B, però mi sono divertito, è stato interessante, sì. Sì, tra l'altro lo vediamo, no? Si lotta per la salvezza fino all'ultima giornata, probabilmente per quanto riguarda la promozione Cingoli e Romagna avevano un passo in più, si sapeva dall'inizio. Sì, sì, questo si sapeva dall'inizio, si vedeva anche da come era andata a metà campionato che stavano in vetta tutte e due, quindi era, diciamo, quasi scontata la cosa. È stato interessante il fatto che fino all'ultimo, come hai detto, è combattuta la salvezza. Ancora non si sa, infatti, se è da decidere la prossima giornata. Si è chiusa anche la regular season per quanto riguarda la Serie B maschile, il girone Abruzzo Marche. Vediamo anche in questo caso la grafica che in qualche modo va a sostanziare quello che dicevamo. Monte Prandone, Città Sant'Angelo, Cussancona e Falconara, evidenziate in giallo, sono le squadre che si sono qualificate ai playoff. Lions Teramo e Cingoli non rientrano nei playoff perché avevano già una formazione impegnata nella categoria superiore, dunque sapevano già dal principio di non poter ambire alla promozione, e dunque si è scesi fino al Falconara per includere appunto la quarta formazione che dovrà giocare le semifinali promozione. Si parte il prossimo primo maggio, una abruzzese coinvolta, si tratta del Città Sant'Angelo. Allora siamo andati ad ascoltare proprio le impressioni alla vigilia della semifinale che il Città Sant'Angelo giocherà in casa il prossimo primo maggio affrontando il Cussancona. Vediamo. Secondo me sarà appunto una partita che ci farà capire possiamo appunto realmente fare. E speriamo nel risultato positivo di questa partita. Abbiamo svolto i nostri soliti 4 allenamenti a settimana e oggi svolgeremo l'ultimo, sperando nella partita appunto di sabato, che ci sarà appunto le 4 nel nostro palazzo. Abbiamo diverse assenze per la partita appunto di sabato, cerchiamo sempre di dare, come facciamo sempre, il nostro meglio, sperando nella, appunto, soprattutto puntando sulla difesa e sull'attacco, provando anche i nuovi che sono riusciti
nelle diverse partite precedenti con l'Ancona. Vi siete qualificati per la seconda stagione consecutiva ai playoff e dopo che si è giocata la regular season, qual è l'obiettivo del Città Sant'Angelo? Qual è il vostro intento in vista dei playoff? Appunto da 2 anni a questa parte c'è appunto di salire in A2, in Serie A2, appunto obiettivo che stiamo sudando e appunto grazie diciamo al nostro presidente e a tutti i dirigenti ha voluto appunto questa squadra giovani. Vediamo il programma delle semifinali. Facevamo riferimento all'impegno del Città Sant'Angelo, che è l'unica formazione abruzzese impegnata in questi playoff. Città Sant'Angelo che il 1º maggio affronterà il Cus Ancona in gara 1 di semifinale promozione. Poi il ritorno andrà in scena sabato 7 maggio. Si giocherà alle ore 18 in casa della formazione dorica, con naturalmente due posti nelle due semifinali. L'altra è quella tra Monteperandone e Falconara per la finale, che andrà in scena nelle settimane successive. La serie di finale inizierà il 14 maggio. Sia in semifinale che in finale si gioca al meglio delle 3 partite, dunque in caso di una vittoria per parte senza tenere conto naturalmente della differenza reti si andrebbe ad eventuale gara 3. Città Sant'Angelo, come detto, unica formazione abruzzese che giocherà questi playoff. La regular season ci permette di cristallizzare anche la situazione della classifica marcatori e dobbiamo fare i complimenti ad un abruzzese, si tratta di Federico Di Pasquale del Città Sant'Angelo che con 113 reti si laurea come miglior marcatore del girone Abruzzo Marche di Serie B. Dunque, complimenti naturalmente a Federico Di Pasquale, anche se sono sicuro che in casa Città Sant'Angelo si augurano altrettante reti in occasione dei playoff che stanno per iniziare. Noi siamo in chiusura. Innanzitutto ringrazio Ivano Rossi per essere stato con noi. Grazie mille dell'invito. E poi è il momento di svelarvi la chicca. Stiamo per vedere la terza puntata della serie Campus Italia, intitolata Il mio sogno. Anzi, prima di salutare Ivano Rossi, devo chiedergli se dà un voto al suo compagno di squadra Jacopo Ciori, che 11, è l'attore. 11 su 10, Assolutamente. massimo. Adesso facciamo sì che il voto possiate darlo voi. Jacopo Cioni apre questa nuova puntata della serie Campus Italia, che potete trovare come sempre su tutti i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, su Facebook, su Instagram e su YouTube. Il mio sogno è il titolo della puntata di Campus Italia alla serie. Noi invece con la casa della pallamano ci ritroviamo la prossima settimana. Buona pallamano a tutti. Sogno? Se proprio dovessi dire il mio sogno, quello vero, direi giocare una Final Four. Sarebbe incredibile. Davanti a 20.000 persone, giocarsi la Champions League. Incredibile. Sarebbe veramente incredibile. Poi, se ci penso bene, penso anche che un sogno lo sto già vivendo, lo sto già realizzando ogni giorno. Essere qua al Campus Italia vuol dire indossare la maglia azzurra. Vuol dire vivere un'esperienza unica. Giocheremo i prossimi europei. Gli europei. Se me lo avessero chiesto, non so, 2 anni fa, non l'avrei mai nemmeno immaginato. Sì, qui al campus stiamo già vivendo un sogno. E forse a volte fa anche un po' paura, perché sai di dover essere sempre all'altezza, sempre concentrato. Sai che a questa cosa stai dedicando giorni interi, allenamenti ogni giorno. Sai che questo vuol dire stare lontano da casa, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Però è un sogno e io lo voglio vivere appieno. Lo voglio inseguire con tutto me stesso. E sono sicuro che questo valga per me e per tutti i miei compagni qui al Campus Italia. In fondo, se uno i propri sogni non li insegue, a cosa servono? Servono tante qualità per far parte del Campus Italia. Bisogna avere talento, questo è sicuro. Servono fame di vittoria, determinazione, ambizione e poi, forse più di tutto, bisogna essere dei sognatori. Per i ragazzi della squadra federale tutto nasce da qui, da un sogno, dal desiderio puro di prendersi la scena, di diventare i protagonisti di domani con la maglia azzurra. È dedicata proprio a questo, ai sogni, la nuova puntata della serie che racconta le emozioni, i pensieri, i giorni nella casa della pallamano di Chieti, dei talenti del Campus Italia.
gioco a pallamano, dentro di me ci sono tantissime emozioni. Quando mi hanno detto che ero uno fra i ragazzi selezionati per questo campus, ho pensato che fosse un'opportunità unica. La mia più grande paura all'inizio era di non essere all'altezza, ma poi ho capito che gli errori ti aiutano a crescere. Qua siamo in un ambiente adatto per far questo. All'inizio sicuramente è stato un po' più difficile trovare il proprio posto in squadra, però comunque essendo una famiglia a tutti gli effetti ho sempre avuto il sostegno sia dei compagni ma anche degli allenatori. Dopo l'infortunio sono stati molto duri perché vedevo i miei compagni allenarsi e io invece bloccato sugli spalti a guardarli. Poi pian piano sono tornato a fare sempre più cose e fino a che non è arrivato il giorno dove ho rimesso finalmente piede in campo anche per il primo allenamento e i primi tiri, dove mi risentivo di nuovo un giocatore e non più un turista. Quando penso alla pallamano mi vengono in mente tante cose, ma soprattutto le prime volte che entravo in palestra, quindi i miei inizi. Con questo progetto del Campus Italia la pallamano è diventata veramente importante nella mia vita e nella mia quotidianità ancora di più. Giusto pochi anni fa non immaginavo neanche un futuro così, lo prendevo più come un hobby. Oggi invece è molto importante per me. Il sogno di giocatore da pallamano è ovviamente arrivare nella più alta competizione che è la Champions League e giocare un EHF Final Four. Arrivare a vincere un torneo importante per la nazionale, quindi un europeo o un mondiale, sarebbe l'incoronamento di una vita. Sarebbe una cosa come la Champions League. Arrivare così in alto è un sogno che ho da sempre. Oh!